E finalmente è arrivato uno degli aggiornamenti che più attendevamo sulla piattaforma della Eagle Dynamics, è finalmente disponibile per la versione open beta di DCS. Sì, ci sono stati tantissimi aggiornamenti per quanto riguarda i nostri aerei preferiti, F-16, AH-64D, Mirage F-1, Mirage 2000, ma soprattutto quello che ci interessa di più è il multithread. Che cos'è in maniera molto semplice? Il multithread è la capacità che ha un programma di eseguire più attività contemporaneamente. In questo modo il nostro programma, il nostro computer, girerà molto più velocemente, aumentando anche il frame rate. E questo per una simulazione di volo è estremamente importante, perché ci permette di avere ovviamente un volo più fluido e più realistico, proprio come lo cerchiamo noi. Nel video di oggi vedremo come attivare il multithread, vedremo poi come è possibile vedere in tempo reale il frame rate all'interno di DCS senza scaricare alcun tipo di programma, vedremo poi come gira DCS sul mio vecchio computer attivando appunto il multithread, e alla fine del video faremo un po' di considerazioni finali su come gira questo multithread, quali sono i pro e quali sono i contro di questa nuova tecnologia direttamente su DCS. Andiamo! Sono Lorenzo Daini, sono un simmer appassionato di volo da quando usavo il Commodore 64 e l'Amiga 500. Nel 2009 ho deciso di registrare i miei progressi e renderli disponibili a tutti attraverso la rete. Da allora non ho mai smesso di raccontare ciò che è volo simulato. In questo canale vi parlo del mio percorso, delle mie esperienze e di quello che negli anni ho imparato e continuo a imparare nel magico mondo della simulazione di volo. Happy Landings! E buongiorno, buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, e benvenuto in un nuovo Air Café Lorair. Oggi vedremo la tecnologia del multithread direttamente applicata a DCS. Vedremo come attivarla, come controllare il nostro frame rate e faremo una piccola prova sul campo. Chiederemo a ChatGPT di spiegarci esattamente che cos'è un multithread, così come abituato e così come sa fare lui. E poi vedremo come gira il multithread nel mio vecchio computer, con anche le specifiche della mia configurazione hardware. Bene, andiamo a chiedere a ChatGPT che cos'è esattamente il multithread. La tecnologia del multithreading in un videogioco consente di eseguire più thread contemporaneamente, ovvero più istruzioni del gioco possono essere eseguite in parallelo su diversi processori o core del processore, migliorando le prestazioni e la velocità di esecuzione del gioco. Ci sono molte operazioni in un videogioco che possono beneficiare della tecnologia multithreading, come ad esempio il rendering grafico, la fisica del gioco, l'IA dei personaggi non giocanti, l'input del giocatore e il caricamento dei livelli. Ad esempio, il rendering grafico può essere suddiviso in più thread, dove ognuno si occupa di disegnare una porzione della scena, migliorando così la fluidità e la risposta del gioco. Inoltre, la fisica del gioco può essere eseguita in parallelo, consentendo una maggiore precisione e complessità del movimento dei personaggi e degli oggetti. In sintesi, la tecnologia del multithreading è una strategia efficace per migliorare le prestazioni dei videogiochi e offrire ai giocatori un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Fermati subito immediatamente. Se questo video lo stai trovando utile, allora mi raccomando, lascia subito un mi piace, iscriviti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti invito anche a supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, e valuta la possibilità di supportare il canale attraverso l'abbonamento per vedere il tuo nome alla fine di ogni mio video. Bene, se lancerai DCS nella solita maniera che sei abituato, sicuramente il multithread non si attiverà. Per farlo è necessario andare in una cartella ben specifica, ma per questo andiamo direttamente sul computer che ti faccio vedere.
Bene, eccoci qua sul computer, andiamo nel disco locale C, andiamo in Program File, andiamo a scegliere appunto Eagle Dynamics, andiamo DCS World Open Beta e troveremo una cartella chiamata Bin MT. Clicchiamo lì sopra e qui troviamo appunto DCS.exe. Dovremo lanciare questa versione di DCS e non quella che siamo abituati a utilizzare, perché appunto è questa la versione con il multithread. Bene, adesso guardiamo come vedere il nostro frame rate direttamente da DCS e senza scaricare alcun tipo di software esterno. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere come attivare la visualizzazione del frame rate. Andiamo su Ask, Adjust Control, andiamo dove c'è la selezione di tutti gli aerei, scorriamo in alto, UI Layer, vedete che si apre una nuova schermata e qui abbiamo appunto il Frame Rate Counter Service Info. Come vedete i tasti sono Write CTRL più Pause. Quindi andiamo ad attivare adesso la visualizzazione del Frame Rate con Control e Pausa ed eccolo qua. Che vedete il VSync FPS. Entrando nel cockpit, sempre con Control Pausa, vedete il frame rate e con il mouse abbiamo la possibilità di avere anche molti più dati. Vedete che abbiamo oltre il VSync anche il GPU bound. Vedete 33, 35 per quanto riguarda le FPS del VSync e quello invece che è la GPU siamo intorno ai 100. Frame rate per secondo. Schiacciando di nuovo Control e Pausa abbiamo anche la possibilità di avere molti più dati e per far sparire di nuovo tutto basterà fare di nuovo Control e Pausa e tutto verrà via. Bene, adesso facciamo una prova sul campo per capire se il multithread in un computer vecchio come il mio, funziona oppure no. Ti dico subito che io ho un computer abbastanza datato. Come CPU ho un i5 di sesta generazione, 32 GB di memoria RAM e una GTX 1060 con 6 GB di memoria RAM dedicata. Quindi una configurazione molto obsoleta e molto vecchia. Ti dico subito, non stupirti se io ho un frame rate molto basso, perché, come ti ripeto, la mia configurazione è molto vecchia. Avrei bisogno di una GPU nuova e quindi mi raccomando, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché questo è il modo più semplice perché io possa aggiornare il mio computer.
Attenzione! Ti puoi accorgere se stai utilizzando la versione col multithread oppure no di DCS proprio attraverso la finestra che appare per la visualizzazione del frame rate. Come puoi vedere, ci sono delle grosse differenze dovute al fatto che una versione ti dà più informazioni dell'altra e ti dice esattamente qual è il frame rate della tua GPU. Tiriamo adesso un po' di conclusioni su quello che abbiamo visto. Per prima cosa, il multithread gira soltanto sulla versione open beta. È una tecnologia che aspettavamo da molto tempo perché molte persone come me che hanno computer datati possono beneficiare di questa ripartizione delle attività all'interno del processore. Ricordiamoci che abbiamo in mano una open beta, quindi ci potrebbero essere delle sorprese quando utilizziamo questo multithread. Vedremo il multithread molto più avanti sulla versione stabile, quindi adesso che abbiamo una open beta, ricordiamoci che possiamo assolutamente mandare dei consigli, dei suggerimenti e anche, perché no, delle piccole lamentele su come gira il multithread direttamente da Eagle Dynamics, in modo che possa fare eventuali correzioni. Per questo motivo, se qualcosa non funziona, vi invito a mandare i vostri file log, in modo che loro possano correggere questa tecnologia. Processori vecchi come il mio hanno comunque scarse possibilità anche se utilizziamo il multithread. Tuttavia vedremo un piccolo miglioramento, ma per avere il top bisogna come sempre avere schede grafiche performanti e processori di ultima generazione. In questi giorni vorrò vedere direttamente utilizzando il simulatore se il multithread risolve anche alcuni problemi di scattering che comunque ci sono ancora in questa versione. Mentre prima, quando lanciavamo DCS in maniera normale, avevamo un check anche sull'ultima versione scaricabile, quando si lancia il multithread la verifica di nuovi aggiornamenti non te la dà. Quindi guarda periodicamente i miei video o guarda direttamente sul sito della Eagle Dynamics quando ci sono aggiornamenti. È consigliabile anche mettere una icona per il multithread direttamente sul desktop per lanciare direttamente la versione nuova. Eagle Dynamics ci dice poi che metterà la versione del multithread anche nella versione stabile e anche nelle prossime versioni di DCS Open Beta. Quindi ancora per un po' di tempo avremo due icone diverse per lanciare DCS. Fammi sapere nei commenti se il tuo volo è più stabile, se ti trovi meglio con la versione multithread o se preferisci utilizzare la versione di prima. Scrivimi qual è il tuo frame rate e se effettivamente trovi giovamento in questa versione del multithread. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Lite. Ciao, alla prossima!